Redigi il piano di sicurezza inserendo gli ulteriori dati previsti dal modello semplificato. Scegli il tipo di impresa. Inserisci i dati del soggetto incaricato a compiere gli obblighi del datore di lavoro. Compili i dati del committente. Dei responsabili. Delle imprese. Ed ottieni automaticamente l'organigramma del cantiere. Coordini le lavorazioni interferenti indicando il tipo di sfasamento. Indichi le modalità organizzative per la cooperazione tra le imprese. Indichi la procedura per la consultazione dei responsabili. Specifichi le modalità di gestione del servizio di pronto soccorso. Componi il piano di sicurezza utilizzando il modello semplificato.